Il concorso era un concorso molto libero che aveva come vincolo ovviamente l'installazione della collezione. Chiedeva anche implicitamente una soluzione di questo buio all'interno della piazza. E l'idea che ci era venuta era di avere una grande hall di accesso. Una hall come l'hanno tutti i grandi musei dall'Ottocento a oggi. La hall dove anche viene dichiarato di che cosa ci si occupa. Nel nostro caso la dichiarazione è che ci occupiamo del Novecento e dell'arte del Novecento, in particolare dell'arte italiana. L'architettura del museo è una grande architettura di spazi, una sequenza di spazi. A cosa servono questa grande varietà di spazi? Sono teatri della memoria per ricordare queste 400 opere così diverse una dall'altra. Il problema oggi nei musei è di partire dal museo col ricordo fissato nella mente delle immagini che abbiamo visto. E questo è estremamente importante per poterci pensare, ma anche per ribadire il primato dell'originale sulla riproduzione. Penso che il museo è proprio il luogo dove anche si verifica la riproduzione, ma soprattutto è il luogo dove con il corpo si va a vedere e a capire e a entrare in contatto con l'opera. Il museo per sua natura è prima di tutto non un edificio ma un tema, il cui tema è la collezione e intorno ai temi si riuniscono le community e le community oggi sono quelle che diffondono, capiscono, studiano ed evolvono assieme ai temi. La grande speranza è che questo edificio che così fisicamente si impone nel centro della città, più centro di così non potremmo trovare, sia anche il luogo della community. Una community che ha come tema l'arte e come tema la riflessione sul secolo appena trascorso.